Ciao a tutti, ben ritrovati. Io mi sto preparando. Anche oggi mi vedrò con Gabriella e Gabriele e insieme andremo nel Royal Deeside. Siccome l'altro giorno abbiamo fatto la costa, oggi andremo verso l'entroterra e io sono felicissima di accompagnarli nel Royal Deeside perché è una delle zone che preferisco e mi è entrata nel cuore definitivamente l'anno scorso quando ho percorso la Deeside Way. Cos'è la Deeside Way? È un sentiero di 70 km che va da Aberdeen fino a Ballater all'interno del Cairngorms National Park e ci sono tutti i video sul mio canale, troverete la playlist, se non li avete ancora visti ve li metto qua da qualche parte. Intanto incredibilmente oggi ad Aberdeen c'è il sole, mamma mia! Non sono abituata. Io sono pronta, i ragazzi dovrebbero arrivare a breve e andiamo. Per la gita di oggi non avevamo un programma ben definito, abbiamo semplicemente deciso di lasciarci guidare dall'istinto e di fermarci quando ci sembrava il caso, così a sentimento. La prima meta è stata Bankori perché ci tenevo a far vedere ai miei amici i salmoni che risalgono la corrente ed eccoci quindi al torrente dal nome impronunciabile appena prima di Bankori. Eccoci arrivati, primo stop della giornata, Bankori. Siamo venuti a vedere se si vedono i salmoni. Ciao, ciao. Ciao! Come potete vedere dalla magliettina fa abbastanza caldo. Sorprendentemente caldo, direi. Sì, Sì. sì, sì. Quindi bene così. Da questo ponte pedonale si possono osservare i salmoni che risalgono la corrente. Purtroppo quel giorno siamo stati sfortunati e nessun salmone è stato avvistato nella mezz'ora in cui siamo stati lì. Con l'aiuto di alcune clip girate lo scorso anno mentre percorrevo la Deeside Way, vi mostro cosa potreste vedere se passate di qui nel periodo giusto. Lasciamo Bankori un po' dispiaciuti per non aver visto i salmoni, ma ora proseguiamo verso la seconda tappa, il castello di Balmoral. Dopo aver lasciato la macchina al parcheggio, ci avviciniamo all'ingresso del castello, passando su questo ponte sul fiume Dee. Siamo nel cuore del Royal Deeside e guardate che panorama meraviglioso! Ovviamente quel giorno il castello era chiuso al pubblico. Balmoral è aperto solo qualche mese all'anno e viene chiuso quando la famiglia reale si trasferisce lì per le vacanze estive. Quindi ci siamo dovuti accontentare del negozio di souvenir del castello. E insomma, i salmoni non li abbiamo visti, il castello non l'abbiamo visto, peggio di così non può andare, giusto? Sbagliato! C'è ancora una sorpresa che ci attende a Bremar, ma vedrete a breve, appena dopo la nostra pausa pranzo. Siamo arrivati a Bremar e adesso cerchiamo un posto dove andare a mangiare. È un po' più nuvoloso rispetto a prima, però si sta ancora bene come temperatura. Infatti sono tutti più sbracciati di me. I turisti sono tutti più sbracciati di me. Io che ormai vivo qui dovrei essere acclimatata. Ho ancora sul maglione. No, comunque si sta bene. Ecco dove mangeremo oggi. Il locale si chiama The Bothy. E noi siamo qua fuori. È una giornata davvero incredibile, si sta benissimo. Ah, vuoi prendermi per una foto? Mi ha detto voglio rimanere Questa è la vista, la si vedono le montagne, montagne, colline del Cairngorms. Dai, Sta arrivando da mangiare, io ho ordinato.
ho ordinato la patata con il salmone affumicato e la cream cheese e l'insalata. Gabriele ha preso anche lui la patata, però con i fagioli e la mozzarella. Poi qui abbiamo un toast con prosciutto e formaggio. E Gabriele ha preso la ciabatta con bacon, con formaggio e la crema di mirtilli, cranberries, se non sbaglio, a mirtilli. Buon appetito! Vi faremo sapere. Buon appetito! Grazie a te tanto. Dici particolare? Com'è? La prima volta che assaggi la salsa al cranberry? Sì, è buona, è molto gustosa. Bene. Non è dolce. Non è troppo dolce, no? No, non dà fastidio. Buona, bene. Buona. Anche il mio, molto buono. Buono? Ma buono? Ottimo. Ottimo. Yes. Stai litigando qui con i fagioli. La mozzarella. Che... non riesco a tirarla su. Buonissimo. Questo è l'interno del locale, qui siamo entrati a sceglierci il dolce. Ecco cosa propone il menù. Ok, abbiamo preso i dolci. Io ho preso proprio, prendi e mangi. No, fa bene, fa bene, va bene. Le facciamo così. Io ho preso questa barretta di Bounty al cocco con il cioccolato. Tu hai preso? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Questa è lime sponge. Ok. Quindi è una sponge al lime. Okay. Con tortone al lime. Qua abbiamo qualcosa alla banana. Qualcosa alla banana con cioccolato bianco. E lì abbiamo lo sai te perché hai detto coi questa datteri. È una torta vegana con i datteri. Caffè. No, siamo pronti? Yeah, vado. Vai. Buon appetito. Prima. Lo vuoi lo zucchero? Tu hai preso l'espresso? Io ho preso un americano, però guarda. Ah, ma tu mi hai detto espresso a me? Ma si è preso lei, un americano mio. Così me l'ha notato, eh? No, dammelo a me. No, voglio quello. Ma no, posso... non cap- io allora, fino all'ultimo sono stato indeciso se prendere uno o l'altro. Ma perché? Lui ha detto no. E lei perché? Perché lui ha detto l'espresso a me. Vabbè, ma non ti preoccupare. Allora, volevo dire che da stamattina, cioè noi siamo venuti a Brema per mangiare praticamente. Da stamattina abbiamo mangiato e basta, perché i salmoni non li abbiamo visti. No. Al castello di Balmora non ci siamo entrati. Era chiuso. E quindi... no, siamo venuti fino a Brema per pranzare. Mangiare. E comunque dai, abbiamo mangiato bene. Quindi adesso, prossima meta, facciamo un giro. Facciamo un giro. Ok. Vi piace questo cottage? Margherita. Vi piace? Sì, beh, parecchio. Quindi lo comprate voi o lo compro io? Ah no, è già nostro. Ah, è già vostro? È stato già deciso? Vabbè, niente, dai. Verrò a trovarvi, cosa vi devo dire? E mentre passeggiavamo tranquilli per Bremar, all'improvviso ci siamo accorti che si era radunata una folla di persone davanti all'hotel principale. Non capendo cosa stesse succedendo, abbiamo chiesto informazioni. Stanno aspettando qualcuno, ma ci sono le telecamere! Cosa succede? No, andiamo a chiedere. Do you know what's happening?
Well, we've heard it's Boris Johnson. Boris Johnson, it's here. Wow. Oh my God. Okay. Oh, that's why there's like a television. In this hotel, so we have Boris Johnson. Quindi a quanto pare c'è Boris Johnson. Io scrivo a Stefano Virgili. C'è Boris Johnson. Tra tutte le celebrità che mi aspettavo di vedere, sono un po' delusa, devo dire la verità. Non è possibile. Cioè, oltre a non aver visto i salmoni ed aver trovato Balmoral Castle chiuso, adesso ci becchiamo pure Boris Johnson. No. Eravamo determinati a dare una svolta a questa gita e ci siamo rifiutati di considerare questo quasi avvistamento come l'apice della giornata. Gabriele aveva notato delle indicazioni per un sentiero poco distante da Bremer e quindi siamo risaliti in macchina per concludere la giornata nel Deeside con una bella passeggiata nella natura. Davvero un sentiero bellissimo e quasi non sembra di essere in Scozia, sembra quasi di essere in Canada e da un momento all'altro potresti scorgere un grizzly nel fiume a caccia di salmoni, è davvero suggestivo. Ma anche voi, guardando questo verde qua, vi sembra più verde del verde normale? Vero? Sì. Confermiamo? Sì. Che il verde in Scozia è più verde. È proprio verde verde questo verde. Mamma mia, com'è verde questo verde. Gabriele prima ha detto, ah, guardate, ci sono delle ossa. Ossa di qualcosa. E invece sono funghi. La mia reputazione sta calando. Ossa, vabbè. Se lo dici tu. Queste chiamate cattle grid. Dovrebbero ride grid, dove sei anglofona. Mm-hmm. Servono per non far attraversare gli animali, penso che hanno gli zoccoli. Ah. Per non farli andare da un terreno all'altro. Se non erro, non vorrei dire stupidaggio, però penso di sì. Normalmente le persone passano là. Ah, le persone giustamente passano là e noi invece stiamo facendo fatica. Ah, ma perché davvero? No, vabbè, dai, mo riprendila. No. No. Vabbè, ho fatto fatica anch'io, eh. Ah, sì. E lungo questo sentiero, cullati dai suoni della natura, ci siamo lasciati conquistare dalla magia del Cairngorms National Park. Thank you.
Quindi dicevi che non si vede neanche un animale? No. No, però guarda quante ossa che ci sono. Pieno di ossa, sono tutti morti, ecco perché non li vedi. Sono abbastanza convinto che col occhiale qualcosa uno vedrebbe, perché qui non è che ti vengono vicino. Anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata. Io ringrazio i Gabriellis perché sono state davvero due giornate bellissime. Confermo. E sono davvero contenta di avervi conosciuto. Confermo. E non vedo già l'ora di rincontrarvi la prossima volta che verrete in Scozia o la prossima volta che verrò dalle vostre parti io, magari. Certamente. È stato un onore per noi. Chi lo sa, è stato un piacere mio. Grazie ragazzi. Ciao a tutti e ciao. Come sempre mi raccomando, lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, sempre dalla Scozia. Ciao, ciao.